Ah, che bel personaggio, la nostra piccola pallavolo. Si tratta di un personaggio di Steven Universe, che appare solamente nella quinta stagione e oltre, quindi se non avete ancora visto Steven Universe, vi sconsiglio di guardare questo video perché decisamente non fa per voi. Seriamente, qui parliamo di spoiler, spoiler proprio fino al finale, quindi se non avete visto tutto Steven Universe e Steven Universe Future, vi sconsiglio fortemente di guardare questo video. Quindi ora che vi ho dato questa allerta spoiler, posso iniziare a fare spoiler. Una delle principali discussioni che mi è capitato di dover fare su internet inerenti a proprio pallavolo, sono legate al fatto che... Continuano a dire che no, non è un abuso. Diamante Rosa non ha abusato di... Sì che ne ha abusato. È esattamente la definizione di abuso. Quindi posso capire che magari Diamante Rosa non lo intendesse fare, capisco, ma è proprio questo il punto dell'abuso. È proprio questo il punto. Allora spieghiamo bene che cosa è successo per quelli che ancora non l'hanno capito, perché c'è qualcuno che non l'ha ancora visto, visto che non è ancora uscito il doppiaggio italiano, non l'ha ancora visto in italiano e magari ha qualche difficoltà per colpa dei sottotitoli. Bene, allora, non sappiamo bene la dinamicità. Sappiamo che Diamante Rosa, quando stava ancora insistendo per poter avere un pianeta tutto suo, probabilmente più di 6.000 anni fa, andò da Diamante Bianco. Arrivata da Diamante Bianco, iniziò a insistere per poter avere una sua colonia, visto che l'aveva già fatto con Blu e Giallo e avevano detto di no. Insistendo, iniziò a infuriarsi sempre di più, dal momento in cui anche Diamante Bianco si stava infuriando sempre di più. Poi, in uno scatto d'ira, gridò, usando il suo potere legato appunto alle onde d'urto, quel potere che abbiamo visto usare più volte a Steven, soprattutto nella forma rosa. E accidentalmente per la rosa era lì. Rimase ferita gravemente e da lì in poi divenne la perla di Diamante Bianco, che la tenne al sicuro dove Diamante Rosa non poteva più rompere il suo giocattolo. Provarono a rimediare, a rimetterla in sesto, ma il danno non era nella gemma. Nel senso che è probabile che lei abbia subito una ferita fisica, ma non è questo che la sta facendo star male. Ed è quello che succede quando si subisce un abuso. Il punto non è tanto l'occhio nero, perché quello se ne va. Il punto è che, come succede con Perla Bianca, o Perla Rosa, è la stessa persona, la ferita resta. Resta seriamente. Vedete che anche quando provano a curarla, l'unica soluzione a cui si arriva è che non c'è modo di curarla se non cancellarle la memoria. Ma nel mondo reale non puoi cancellare la memoria a una persona, anche perché quando cancelli la sua memoria, cancelli anche buona parte della sua personalità. E rinunciare a un'intera persona in tutta la sua complessità non è una grande soluzione. Risolvere un problema non significa evitarlo totalmente e andare in un'altra direzione. È come si risolve il problema causato da un abuso? Non si può. Come dice anche Perla alla fine dell'episodio Volleyball, non c'è modo di risolvere al dramma di una... di risolvere a questa ferita, di rimediare a tutto quello che è successo, non c'è modo. Allora, se avete mai subito abuso, forse capite perfettamente di che cosa sto parlando, ma molte persone non hanno la più pallida idea di che cosa significhi la parola abuso, perché è quella parola che senti dire nei telegiornali e poi non sa che cosa si intenda. Allora, per abuso non si intende dire necessariamente uno stupro, però abuso significa usare a sproposito il proprio potere. Può essere un potere legato a una legge, per esempio tu sei un poliziotto, si inizia ad arrestare delle persone che in realtà non hanno bisogno di essere arrestate, stai abusando del tuo potere, un potere che ti è stato dato. Puoi abusare del tuo potere perché sono mo forte, muscoloso e te la prendi con uno più debole. Può essere bullismo, il bullismo può essere un abuso. C'è l'abuso domestico, basato ancora su questa cosa, sul fatto che uno dei due membri della coppia, che non è sempre l'uomo, assolutamente, può essere più forte dell'altro a livello fisico, oppure a livello psicologico. Quindi essere in grado di controllare l'altra persona e usare questa forza non per
aiutare o per fare del bene, ma a sproposito, abusare. È questo che significa abusare, usare una forza in un modo in cui non dovresti usarla, esagerando, andando troppo oltre. E il grande problema dell'abuso è proprio il fatto che le persone fingono che non sia un abuso, ed è quello che succede a Perla nel corso degli episodi. Quando lei inizia a dire ma no, ma va tutto bene, lei l'ha fatto per sbaglio, il suo occhio si crepa sempre di più. Perché negare che ci sia stato un abuso non ti è d'aiuto, ti fa solo stare peggio. Devi essere in grado di capire quando hai subito qualcosa di ingiusto, quando qualcuno ha fatto qualcosa di negativo nei tuoi confronti, o se tu stai facendo qualcosa di negativo nei confronti degli altri. Ci sono tantissimi modi di creare abusi, anche se tu non ne hai intenzione. Può essere che tu, solo per scherzare o con intenzioni assolutamente positive, finisca per fare del male a qualcuno. Ovvio, non è che se per una volta in cui agito le braccia prendo in faccia una persona è abuso. Ma se io sto sfruttando il mio potere quando sono arrabbiato, o quando sono triste, ferito, invidioso, geloso, o quando provo una qualche emozione che mi porta a usare la forza, non ha nessuna giustificazione, è abuso. E devi smettere. E devi rimediare. E rimediare non è facile. Per questo dovete riuscire ad avere autocontrollo. Ma autocontrollo non significa fermarsi. Perché più una gemma, come succede appunto in Steven Universe, cerca di controllarsi, negare tutto e tenersi dentro il suo bisogno di essere violenta, più alla fine esplode e magari si trasforma in un mostro gigantesco rosa. Le persone che applicano l'abuso spesso o non si rendono conto di starlo facendo o pensano che in quello specifico momento, in quella specifica determinata condizione sia corretto, oppure possono avere qualche altra giustificazione che li porta a dire che sì, l'abuso che ho usato non è poi così grave, è capitato solo una volta, capita solo ogni tanto o capita solo quando fanno questa cosa. Non deve capitare solo, non deve capitare fine. E come fai ad avere il controllo quando abusi di una persona? Non puoi. Per questo dovete andare da uno psicologo. Non fraintendete, esiste una differenza fra psicologo e psichiatra. Se vai da uno psicologo non vuol dire che tu sia malato. Però uno psicologo se ne intende. E quindi ti sa dire esattamente che cosa fare. Perché il motivo per cui tu puoi magari abusare della tua forza non è necessariamente legato al fatto che sei una persona brutta e cattiva. Sì, ok, ci sono persone che sono crudeli nel profondo e non c'è molto da fare per loro, ma non sono casi frequenti. E uno psicologo ti può dire perché stai facendo questa cosa, perché non riesci a controllarla, e quali delle emozioni che provi può essere domata, e in che modo puoi sfogare la tua rabbia o tutto quello che stai provando, perché tutti quanti noi abbiamo una sofferenza che ci porta a fare azioni che non vorremmo fare. Ed è quello che succede a Diamante Rosa. Il suo desiderio di avere una colonia tutta sua non è un semplice desiderio di una bambina viziata. Per quanto lei si esprima in quel modo, perché è effettivamente una bambina viziata, non è davvero quello il suo problema. Il motivo per cui la fa star così male il fatto di non poter avere una sua colonia è che lei si sente intrappolata, inutile. Ha bisogno di fuggire al pianeta natale, perché è un posto in cui non può avere la sua minima libertà. Non deve sottostare a delle regole, ma deve sottostare a delle regole che lei non condivide e che non è in grado di comprendere. Perché nessuno gliele spiega, perché tutte si prendono la briga di punirla e nessuno si prende la briga di spiegarle perché viene punita. Perché è una cosa sbagliata. E infatti il fatto che Diamante Blu le dica guarda è sbagliato, che tu ti fonda, non basta che tu dica a tuo figlio no, non si fa. Se tu stai abusando di qualcuno, non basta che qualcuno ti dica che non dovresti farlo, perché lo sai già, banana, certo che non lo devo fare, ma come si fa a controllare la cosa? Allo stesso modo, però, se sei vittima di un abuso, far finta di niente, perché hai solo il sospetto, perché dici sì, lo sta facendo, ma non è poi così grave, non è ancora così grave, ma non è questo l'abuso, l'abuso è chi fa di più. Perché questa è la frase che dite spesso, vero? Il no non è abuso perché è successo solo 3-4 volte, no non è abuso perché è capitato solo quella volta, anche se è stata brutta è stata solo una volta, no non è abuso, quelli che abusano picchiano le donne tutti i giorni, lui non mi picchia. Oppure ancora peggio, non è abuso perché le donne non possono abusare di un uomo.
Tutti possono abusare di chiunque altro. E puoi abusare strillando, ma senza alzare mai le mani. Ed è molto carino, infatti, che la ferita che viene data a Perla Bianca sia fisica, sia una cosa che tu puoi vederla addosso come un occhio nero, l'assenza di un occhio in questo caso, ma sia stato dato proprio da un grido, non da un pugno, non da una spada, da un grido. Lei è rimasta ferita per sempre a causa di un grido. E non so perché negli ultimi episodi di Steven Universe Future non venga mostrato il suo occhio. Forse per lasciarci il dubbio. Forse per lasciare il dubbio a chi è stato effettivamente vittima di un abuso simile, che si possa guarire in fretta oppure no. Per cercare di non mettere in chiaro quanto lei possa essere guarita o meno. Magari il suo occhio è guarito del tutto. Magari il suo occhio sta guarendo un po' alla volta. Magari è uguale a come era prima, ma sta guarendo interiormente. Ci sono molti modi di rappresentarlo e è molto probabile che non abbiano semplicemente scelto il modo giusto e abbiano detto vabbè, nascondiamo l'occhio per tutto il resto della serie e basta. E in realtà è una cosa abbastanza carina. Certo, tutti eravamo curiosi di sapere che cosa fosse successo, ma è bello proprio il fatto che dopo tutto quello che è successo, Rebecca voglia lasciare la loro intimità a tutti quanti quei personaggi che purtroppo stanno affrontando qualcosa di molto intimo, molto privato. Quindi, se siete vittima di abuso di qualsiasi tipo, tanto per iniziare cercate su Google, perché ci sono un sacco di numeri verdi che vengono aggiornati e vi possono anche solo dare un consiglio, non è un impegno. Voi parlate al telefono e dite: guardate, mi succede questa cosa, è abuso o è una mia paranoia? Non so, lo so che forse vi sto disturbando, anche se loro vengono pagati, grazie al fatto che tu li chiami, e tu non spendi nulla. Ma, insomma. Loro sono lì apposta per aspettare che qualcuno venga a dire: guarda, non so se sono vittima d'abuso o no, secondo te questa cosa è abuso? Parlatene con i vostri amici e parlatene con la persona che vi sta abusando. Quella persona negherà. Negherà sia se il suo davvero è abuso, sia se il suo magari non è abuso. Fate attenzione, perché accusare una persona di abuso quando non lo è può rovinarle la vita. Dovete dire che avete il dubbio e dovete essere in grado di parlarne, di discuterne con calma. Ok? Se tutto questo non è possibile, allora è un grosso indizio che un abuso ci sia davvero. Fate attenzione. Perché il problema dell'abuso è che quando capita ti fa sentire in un modo che non dovresti sentire. Magari ti fa sentire semplicemente un po' più fragile o debole, magari sei davvero quello più fragile e debole della coppia. Solo che te lo fa sentire come se fosse una ferita. Il problema dell'abuso, infatti, è che. Allora, come diceva Sigmund Bauman, la nostra libertà è delimitata da dei paletti. Ovviamente, se io ho una certa libertà, come ho la libertà, che ne so, di criticarti, tu hai la libertà di criticare me. Ed è ovvio che se qualcuno abbia magari un'inclinazione più violenta, più forte, ed è giusto così, non è necessariamente abuso. D'altro canto, quando una persona applica dell'abuso su di te, ti mette in testa delle idee, anche senza volerlo. E l'idea che è stata messa in testa a Perla Bianca è proprio il fatto che, no, in realtà lei non è stata ferita, in realtà è una cosa da niente. In realtà sì, ma si può curare, ma tranquillo. Perché queste cose, anche se sembrano molto plausibili, molto credibili, non sono vere. Perché per poterti curare da una ferita devi prima ammettere che c'è. Lo so che quello che sto dicendo potrebbe non essere affatto d'aiuto e che questo potrebbe essere un discorso molto banale. Ma seriamente, se c'è un messaggio che Rebecca vuole dare con questo personaggio è che gli abusi esistono, vanno benissimo e si può guarire. E il metodo usato appunto da Perla Bianca è quello di poter parlare con la nostra Perla, visto che anche la nostra Perla ha molti elementi in comune e possono discutere con calma di che cosa sia successo, come, perché e perché tutto questo sia così importante. Ok? Quindi, se avete delle difficoltà, se siete vittime di qualcosa o avete anche solo un dubbio, potete usare i commenti qui sotto e chiedere. E dire: guardate, mi hanno fatto questa cosa, secondo voi è abuso o no? Ovvio, la risposta sarà quasi sempre parlarne con uno psicologo, però poterne chiacchierare con qualcuno senza avere paura è un qualcosa, è un inizio. Ok?